questi parametri comunque sono disponibili poi. Nei fogli informativi ci sono. Nei prospetti informativi ci sono. Il problema è che nei prospetti informativi lei trova il TAR e trova il valore della RAT. Quindi quello che fanno la maggioranza delle persone, io tengo, devo accendere un finanziamento, allora cosa verifico delle volte? Verifico se la RAT è compatibile con i crediti, cosa che in realtà fanno anche gli intermediari, perché la legge non permette di erogare credito a chi bisogna soddisfare un certo rapporto reddito RAT. In ogni caso io controllo la RAT, se la RAT va bene per me, accendo il finanziamento. In realtà bisogna sempre chiedersi se quella RAT è calcolata corrisponde esattamente a quel tasso di interesse. E però bisogna calcolare un modello che non è semplice. Un modo semplice, diciamo, per verificare se è più o meno è corretto questa cosa è prendere il valore della rata, se è fissa, moltiplicarlo per il numero di mensilità e si ha il totale, no? Sì, questo potrebbe essere un metodo, però lei se fa così ottiene un valore che è pari al contante, perché lei ottiene la quota capitale. Per carità, non si vede qual è l'interesse e qual è il capitale. No, ma farlo anche per differenza. In realtà, diciamo, non è esattamente corretto. Le dà un'idea, ma non è esattamente corretto, perché i capitali nel tempo hanno un valore differente. Per esempio, 100.000 euro oggi non equivalgono a 100.000 euro fra 5 anni. Diciamo, ci sono dei processi che si chiamano di attualizzazione o posticipazione. Quindi il capitale, se vede un nel tempo, ottiene dei cambiamenti, deve essere rettificato perché il tempo vale, ci sono dei tassi di interesse che devono essere opportunamente il valore intrinseco del capitale. Però la formula che dice lei, supponendo un andamento lineare, si vede una stima, no? Però l'ammortamento alla francese non ha un'equivalenza lineare. Non ha un antocismo implicito con la francese. Come? Non ha un antocismo implicito con la francese. Non ha? Un anatocismo di quindi occulto, come è sembrato volesse far capire. No, ce l'ha, abbiamo detto, guardi. Guardi per esempio, applicando l'equazione, il modello che vi ho proposto prima, no? Consideriamo le prime tre, questo è lo sviluppo del piano di ammortamento con l'ammortamento. Se no, guardi la prima rata. La prima rata e la prima rata io la applico, come si calcola la quota di interesse moltiplicata? Moltiplicata il capitale per il tasso per il tempo. In questo caso il tempo, supponiamo un anno composto da 360 giorni, quindi 30 giorni di ogni mese, quindi è una tipica caratterizzazione del tasso, ma anche possono anche considerare anni di 365, di 366, se bisestili, supponiamo un caso più semplice, no? Quindi come calcolo l'interesse? Moltiplicando il tasso di interesse 0,04% per il capitale, per il tempo 30 diviso 360, no? Per un mese, e ottengo 333, che è la quota di interesse. Come ottengo la quota di interessi del secondo, della seconda rata? Applicando il modello che vi ho fatto vedere prima, moltiplico interesse, quota capitale e gli sommo l'interesse che già ho pagato nella prima rata, vedete? 333. E poi detraggo il valore della rata. Questa somma, punto di vista, se noi volessimo essere non dogmatici, ma precisi e puntuali, dal punto di vista legale questo, ai sensi del 1283 del codice civile, non potrebbe essere, perché non posso io calcolare l'interesse su un capitale in cui ho sommato già l'interesse pagato. Qualcuno dice sì, ma io ho fatto questa somma del valore della rata, non ha importanza, perché si può dimostrare, se uno segue la dinamica, che in realtà questa somma di interesse comunque una parte di quota di interesse rimane separata. Se poi andiamo alla terza rata, vedete? Ancora peggio, perché io cosa faccio? Per calcolare la terza rata prendo il tasso di interesse, moltiplico per il capitale, gli sommo gli interessi già pagati della prima e della seconda rata e gli detraggo due volte la quota degli interessi. E ottengo questo valore. Complessivamente questo meccanismo di somma e detrazione fa sì che una parte dell'interesse nel tempo si propaga, una quota parte, no? Una quota parte si propaga. E questo poi lei se ne accorge. Perché alla fine paga 33.000 euro e 140 di interesse piuttosto che. Ma il tasso di interesse è il 4% in entrambi i casi. E il meccanismo di ammortamento che cambia. Quindi nel tempo avviene questa modificazione. Probabilmente potete fare anche delle simulazioni, esistono su internet dei tool che permettono di fare simulazioni, lo stesso piano di ammortamento con tipi di algoritmi diversi. Vi renderete conto che la quota di interesse totale.
Ma nella fattispecie l'anatocismo si definisce come un interesse non pagato che va a ricapitalizzarsi in quanto appunto non pagato. No. Questo, no. Questa è la definizione base. L'anatocismo scatta quando l'interesse è non pagato. Quando si ricapitalizza un interesse non pagato. Cioè no. Un debitore che non paga una rata in cui è incluso l'interesse. No, quello che dice lei si chiama interesse non pagato, un'altra cosa. È un'altra cosa ancora. Interesse quando lei ha un ammortamento, comincia a pagare. Ma io dico quando non paga delle rate e la banca le ricapitalizza gli interessi sugli interessi, in quel caso è anatocismo. Quello che invece stiamo vedendo è una diversa modalità di fare un piano di ammortamento. Facciamo la legge, no? Così le stesse si rendono. In Italia l'anatocismo è caratterizzato dall'articolo 1215. In mancanza di usi contrari interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale, per effetto della convenzione di questo periodo della vostra. Scaduti si intende non pagati dal debitore. No, perché se lei, allora, se l'interesse è scaduto e non pagato, la banca ha comunque il diritto di esigerlo. Perché a quel punto. Ma non lo può ricapitalizzare, pagato. Questo è il concetto, non lo può ricapitalizzare. Anche in quel caso certo non lo può ricapitalizzare, ma anche se lei l'ha pagato non lo può ricapitalizzare. Ma se l'ho pagato a maggior ragione non lo può ricapitalizzare. Appunto, il problema è questo. Ricapitalizza quando lei l'ha già pagato. Non so se è chiaro. Cioè, se lei non paga interesse alla banca, la banca in realtà non la può sempre esigere. Non è un problema. La banca può esigere gli interessi nel momento in cui questi si dice dal punto di vista legale che vengono liquidi ed esigibili. E devono verificarsi le condizioni. Ma supponiamo che sono verificate. A quel punto la banca può chiedere il pagamento di quegli interessi. Se lei non li paga, su quegli interessi possono essere prodotti al tempo degli interessi di mora, degli interessi eccetera. In realtà non serve così una volta. Gli interessi non pagati, la banca per non incorrere in un anatocismo non può caricare, non può ricapitalizzare. Non è esattamente così. Tranne casi specifici che lei ha citato, però nei casi ordinari di ordine di amministrazione non. E non è esattamente così, perché se lei nel contratto di mutuo viene risolto, per esempio, no? Quindi lei per esempio. Sono casi specifici, quindi poi sono casi specifici, però nell'ordinario. Non è quello che avviene nella realtà. Se lei non paga interessi, scattano gli interessi di mora. Gli interessi di mora dovrebbero essere calcolati solo sulla quota capitale. In realtà la banca li calcola sia sulla quota capitale che anche sulla quota di interessi, perché li applica su tutta la rata. Perché? Perché esiste una delibera, che è quello che ho citato prima, CCR, che gli permette di fare questo, se nel contratto specifico. E questo è un caso di anatocismo specifico. Sì. Poi c'è invece il caso che sto dicendo io, no, cioè lei paga la rata, ha pagato gli interessi, però per calcolare l'interesse della rata successiva, la banca utilizza sempre la quota di interessi che è quello che ha mostrato la rata. Esatto. Quando cominciava la restituzione del credito, la banca applicava un tasso basso.
passati, alla metà dell'Euribor, votato effettivamente che un panel di banche, la Federazione Bancaria Europea, oggi si chiama IEMA, moltiplicato per un coefficiente pari al numero dei giorni del semestre diviso 180, più uno spread che è il guadagno netto della banca pari a 0,8 punti percentuali. E c'era questa equazione, e uno cominciava a regime, a partire da una certa data, la banca prendeva il tasso Euribor. Il tasso Euribor è un tasso che viene calcolato da un panel di banche a livello europeo e ci dà un'indicazione dei tassi di interscambio tra le banche che fanno parte della comunità europea. Ed è l'indice che oggi viene più spesso utilizzato per poter stabilire quando è un finanziamento a tasso reale. Quindi lei ha un finanziamento a tasso variabile di qualunque tipo, di solito viene indicizzato. Questo tasso variabile è che cosa? Qual è il parametro di indicizzazione? Questo caso è quello. La banca, quindi, in questo caso, ha definito un prodotto di questo tipo. Ha indicato nel contratto un target del 3,64%, un tasso complessivo, incluso di oneri e commissioni, vale al 3,64%. Le rate erano semestrali, specificate che l'ammortamento era progressivo alla francese, a quote capitali prefissate. Poi indicava che avrebbe il mutuatario doveva pagare un euro e 54 per ogni rata come spese di incasso rate, 250 euro di spese di istruttore, cancellazione di ipoteca, sviluppo di ipoteca, penale di estinzione anticipata, quindi significa che se il mutuatario decideva di estinguere anticipatamente, cioè prima della fisiologica conclusione il mutuo, doveva pagare sull'importo residuo una penale del 1,50%. Quindi prendete il capitale residuo, moltiplicate per 1,50, doveva pagare una penale. E ha pagato 2.842 euro di interessi di prezzo. Come funzionava questo piano di ammortamento? Praticamente la banca utilizzava il modello alla francese, che è il prodotto dell'ammortamento della francese, solo per calcolare la quota capitale, la rata del costo, la quota capitale e quota di interesse. La banca dice: facciamo un ammortamento con quota capitale al 3,40%. Questa quota capitale ci permette di stabilire tutti gli importi delle quote capitali di ciascuna rata, utilizzando questo modello qui, che viene estrapolato dal modello della francese. Poi, a regime, verrà sommato l'interesse a queste quote capitali, calcolato secondo questa formula qui. Via via che viene campionato l'Euribor a 6 mesi. Di solito viene pubblicato su il Sole 24 ore. Poi nel contratto apparivano 10 clausole, di cui 4 ve le ho riportate qui. Clausole che io ho identificato come clausole predicato, logico. Sono dei, non so se avete fatto logica matematica, sono delle preposizioni che hanno un valore logico, deduttivo e logico. Fondamentalmente la banca ha stabilito in questo contratto di mutuo che doveva il preammortamento, il tasso iniziale che avevamo detto, il 3,40%, sarebbe stato valido sino al semestre in corso o comunque entro il 90° giorno, però non specificava a che titolo avrebbe potuto concludere il ammortamento al semestre oppure protrarlo sino al 90° giorno dalla data di stima. Con la clausola logica predicata P2 stabiliva l'euribor, P4 stabiliva da quando cominciava l'ammortamento. Notate questa clausola, stabiliva che il semestre poteva avere come giorni di campionamento dell'Euribor o il 30 giugno e il 31 dicembre o il 10 maggio e il 10 novembre e non specificava con quale criterio il mutuatario avrebbe potuto capire a quale dei due semestri la banca faceva riferimento. Possono sembrare delle clausole che danno più opzione alla banca, in realtà questo tipo di clausole violano quello che la legge chiama determinabilità del contratto. La legge dice che un contratto finanziario deve essere non solo lecito, non solo deve indicare puntualmente il tasso di interesse, ma deve essere anche determinabile e determinato. Cioè tutta la dinamica e l'evoluzione temporale deve essere prevedibile. Non deve dare più opzioni alla banca, in modo che la banca possa decidere volta in volta come applicare, perché questo darebbe alla banca l'opportunità di utilizzare delle condizioni più onerose. E guardate infatti cosa accade in questo caso. Se noi facciamo riferimento
avrei dovuto prendere l'Euribor, rilevare un quarto giorno lavorativo immediatamente precedente ciascun semestre. Ma immediatamente il quarto giorno lavorativo precedente la fine di ciascun semestre poteva essere riferito al 31 giugno, al 31 dicembre, o al 10 maggio, o al 10 novembre. Quindi significa, utilizzando data o altra volta, o il 6 maggio o il 6 novembre, o il 27 giugno o 27 dicembre. Ma in corrispondenza di queste date, il tasso di rinnovo varia sensibilmente. Guardate per esempio le medie mensili dell'anno 2004. Mediamente a maggio l'Euribor si è attestato al 93%, mentre a giugno al 3,16, al 3,73 e al 3,43 novembre dicembre. Analogamente quando 14 al 2,5 ma la stanza lo prendevano per tutto. Quello che succedeva, loro poi hanno optato per giugno-dicembre. Guardando il mio appartamento, mi sono accorto che loro poi hanno optato per giugno-dicembre. Il punto è che io non devo scoprirlo a raddatti, no? Però siamo termini di informati. Devo scoprirlo a compilta. Cioè io devo saperlo nel momento del vestibolo. Se verrà cambiato a maggio, a novembre o a giugno-dicembre. Ebbene, non era chiaro dalle clausole del contratto, perché si evincevano questi due periodi, che non era chiaro in base a quale criterio logico la banda con precisione buttava per uno piuttosto che l'altro. Quindi il contratto era indeterminato ed è stato annullato. Prego. Ma la scelta è avvenuta. Com'è? La scelta del tasso è avvenuta a giugno e a dicembre. È avvenuta a maggio. Quindi non dobbiamo sapere se è buttato un minuto. Infatti loro non possono sapere perché non è una scelta. Non è una scelta mirata. No. No, non è una scelta mirata. Oddio, potrebbe essere, perché esistono delle curve chiamate yield curve che permettono di predire il tasso di interesse come varia l'Euribor da qui anche a 5 anni. In realtà chiaramente non sono precise al 100%, però con buona approssimazione noi possiamo sapere da qui a un anno se il tasso tendenzialmente crescerà o diminuirà. Ma lasciamo stare questo aspetto che poi è più di natura finanziaria che bancaria. In realtà quello che avveniva con questo contratto è che la banca aveva chiaro in mente cosa voleva fare, perché poi in sede di contenzioso lo si comprende. Il problema è che il contratto non era chiaro. Non essendo chiaro, è possibile da questo contratto ricostruire due piani di ammortamento. Uno con cambiamento del giugno-dicembre, che neanche a fare la posta è quello più oneroso per il cliente ed è quello che ha obbligato la banca. Uno invece con cambiamento di maggio-novembre, che è meno oneroso. È stato un caso, non lo so, però è stato così. Quindi, essendo possibile ricostruire due piani di ammortamento, dal punto di vista legale, questo contratto, questa clausola è nulla. Perché dà a chi sottoscrive il contratto, una delle parti dei sottoscrittori del contratto, un potere maggiore. Già la banca è un potere più forte, però ma non può questa forza superare ciò che diciamo è circoscritto nei rispettivi ruoli. Ci siamo? Ma quindi una volta che viene annullato il contratto viene annullata la clausola, ok, viene applicato come il tasso legale. Il tasso legale è quanto ora in questo caso cosa succedeva? Se noi questo muoviamo meglio il modello, oltre a questa clausola di illegittimità che rendeva il contratto illegittimo perché era la posizione di banca, in realtà quello che succedeva è che ricostruendo la rata io mi sono accorto che la quota capitale era al 3-4%, la quota interessi, calcolata a tasso di estero, veniva quindi sommata alla quota capitale calcolata al 3-4%. La domanda è, ma il tasso effettivo allora quant'è? Qual è il valore del tasso effettivo? Perché io calcolo la quota capitale della rata al tasso del 3-4% e la quota degli interessi con l'equazione di cittadinanza. Poi li metto assieme e calcolo la rata. Ma il tasso effettivo qual è? Ebbene, per calcolare il tasso effettivo si è dovuto mettere un modello matematico di questo, che risolto le equazioni relative dà un tasso effettivo IF diverso dal tasso superiore al tasso. Quindi questo contratto era iniziato, dato che 700.000 euro non è stato una specie, era iniziato da due profili di legittimità. Uno aveva apportato un tasso di interesse superiore. Due, era indeterminato perché
abbiamo però anche dimostrato ricostruendo in entrambi i casi. Vedete, il primo, nel primo caso voi vedete l'ammortamento applicato alla banca. Altro 1 dicembre 2015, che è il momento in cui il giudice ha concesso la consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione tecnica dei profili di legittimità di una banca avanzato, il mutuatario aveva restituito 271.000 euro per 174 basta di quota capitale, pagando sino al 31 dicembre 218.000 e passa di interessi. In realtà, se noi avessimo invece strutturato il mutuo utilizzando un tasso effettivo proprio uguale al TAN, cioè quello indicato in contratto, si è calcolato dal 31 dicembre avrebbe pagato 3.000 euro più di interessi, ma notate il capitale che si è 231.000. Cioè significa che la banca gli ha tenuto ancora il 31 dicembre più di 32.000 euro di capitale in valore restituito. Quindi chiaramente, ma se avesse calcolato con l'ammortamento all'italiana non ci sarebbe stato un problema. L'ammortamento all'italiana veniva ancora più basso. Ancora più basso. Perché chiaramente abbiamo visto che l'ammortamento all'italiana non capitalizza il valore. Veniva ancora più basso di 200.000 euro. Credo, se non erro, intorno ai 200.000 euro. Quindi 71.000 euro di interesse. Però, siccome la banca specificava che l'ammortamento era alla francese, non poteva essere costruito. Però utilizzando sempre un ammortamento alla francese, però fissando il tasso con uguale al TAN, non con il meccanismo secondo loro, c'erano circa 32.000 euro di interesse. Se poi togliamo 3.000 euro di interesse, 29.000 euro di interesse di quote capitali di differenza. Quindi l'importo considereremo, perché ancora c'erano un bel po' di anni di ammortamento e quindi chiaramente. Quant'era il totale da 700.000 euro. 700.000 euro. Quale risponde alla sua domanda? In questo caso, quale normativa si applica? 1284 del codice civile dice interessi superiori alla misura legale, di ogni qualvolta si stabilisce un contratto, un tasso superiore alla misura legale, devono essere determinati dall'iscritto, altrimenti sono dovuti alla misura legale. Tasso legale è un tasso molto basso, per esempio, è intorno allo 0,2%, è un tasso agganciato a dei manabili, non ha a che fare con l'inflazione, quindi in questo momento di crisi i tassi sono bassissimi. Stanno andando 1%, 1,5%, quindi non c'è i tassi applicati nei contratti di finanziamento. Quindi abbiamo ricalcolato tutto il differenziale tra il target, calcolando il target, loro indicano 3,64, in realtà il target è 3,71%, che è ancora di forma di questo sistema. Applicando praticamente il tasso legale, vedete qua negli anni, attualmente è lo 0,2%, è stato lo 0,5%, i tassi sono molto bassi. La banca dovrà restituire circa 93.914. Questo è il risultato di questo. E il restante mutuo viene ricalcolato e classificato al tasso legale. La persona avrà la società, questa è una società, un mutuo allo 0,2%. Praticamente si dice solo il credito. Se questo uno non viene a scoprire dopo, ad esempio, quando come abbiamo fatto 10 anni di tempo per poter avanzare un contenzioso. Quindi più uno paga i tanti, più sono interessi del paragrafo, però li rivolterà, rivalutando per legge. Vengono rivalutati per nel caso in cui il giudice. Certo. Ma ci sono delle sentenze. Ci sono. Parliamo ora su questo, ci sono dubbi, se poi vi do un accenno velocemente al reato di usura. No. Sono anatocismo, chiaro? Chiaramente è una rapa. Rapido escursus, diciamo, sull'argomento, ci sono fiumi e fiumi di sentenze, libri e anche matematica applicata su questi campi, però è un campo molto, molto interessante. Sostanzialmente, per capire, però, i due esempi erano diversi, perché il primo era come andata a interesse fisso, giusto? E il secondo invece era variabile. Vi ho dimostrato che, indipendentemente se il finanziamento è a tasso fisso o a tasso variabile, comunque si possono identificare questi profili di legittimità. Oltre la geometria, oltre che ai profili, qua abbiamo parlato solo di profili in ambito civile, quindi chi, gli intermediari finanziari che si trovano a erogare dei prodotti che sono affetti da questi problemi patologici dal punto di vista matematico, finanziario, ma anche legale, commettono delle violazioni in ambito civile. Abbiamo citato testi civili, normative civili.
trasgressione, diciamo così, no? Violazione. Quelle un po' più, diciamo, serie hanno a che fare anche con, non che quelle in ambito civile non lo siano, però ecco, quest'ambito, per esempio, il reato di usura, oltre che l'illegittimità in ambito civile, quindi la ripetizione dell'indebito, scatta anche il reato penale. Sapete che usura significa fondamentalmente, anzi facciamo parlare della legge. Articolo 644 del codice penale, chiunque fuori dei casi previsti dall'articolo 643, diciamo casi limite, si fa dare o promettere sotto qualsiasi forma per sé o per altri un corrispettivo di una prestazione di denaro o di altre attività, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da 2 a 10 anni, con la multa da 5.000 a 30.000. Queste, diciamo, queste pene vengono poi aumentate se chi pratica l'usura non è il solito criminale. Non è quella di stampo mafioso, per esempio, che insomma ad altre estorsione, no? Ad altri reati di altissima pericolosità sociale, eccetera. Ma è anche propinata da chi fa parte dell'istituzione del white collar, no? Fa parte l'usura, per usare un termine molto noto in questo ambito, dei white collar crimes, quindi con i crimini dei colletti bianchi, no? Quando cioè è perpetrata da persone che rivestono ruoli in banche, istituzioni finanziarie, eccetera. Usura bancaria. Quando questo è esercitato in ambito bancario e finanziario, le pene aumentano. Quando poi è applicato nei confronti di società che falliscono, che si trovano in difficoltà perché vengono strette da finanziamenti o credito con condizioni capestro, le pene vengono ancora di più aumentate. Poi si entra in un circolo vizioso. Punto di vista civile, ha una controparte che è il 1825 del codice civile, chiunque dimostra di aver ricevuto del credito sotto forma di oneroso, con un tasso di interesse che deporta il tasso soglia di usura, per vedere come si calcola, ebbene non deve più restituire interessi. Quelli che ha pagato non dovranno essere restituiti e il contratto diventa gratuito. Significa che restituirà solo il capitale. Ha ricevuto il prestito 100.000 euro, restituirà 100.000. Anche se in 20 anni non hanno importanza. E gli interessi pagati gli dovranno essere restituiti e addirittura anche risarciti. Quindi l'usura è chiaramente una condizione molto più forte rispetto alla giustizia. Il legislatore ha dal 1996, con una legge che è una legge che ci porta ad alti livelli dal punto di vista giuridico, anche nei confronti delle nazioni europee, che è la legge 18 del 1996, che poi è stata modificata integrata, ha stabilito con precisione quando si cade in un contratto usurario. In particolar modo la legge stabilisce che per la determinazione del sino al 2011 stabiliva che per la determinazione del tasso soglia, che viene identificato trimestre per trimestre, quindi non esiste un tasso soglia minimo, ma trimestre per trimestre, in ogni anno, un particolare comitato della Banca d'Italia si occupa di, diciamo, questo riassumendo in parole molto semplici, in realtà è molto più complesso, però esemplificando, un comitato della Banca d'Italia si occupa di analizzare tutti i dati che regolarmente tutte le banche, le istituzioni,